Signore e signori, buonasera e benvenuti a Rai Stereo 1. Ah, scusate, mi sono sbagliato. È la radio, quindi sentite solo una voce e non vedete nessuno. C'è qualcuno. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a questi 100 anni di Radio Torino. In collaborazione col Centro Studi del Teatro Stabile, che ringraziamo, Davide Gioverninetti, Anna Peyron, tutto il Teatro Stabile, la Fondazione del Teatro Stabile. Questa sera parliamo di radio, ma di radio e di teatro. Il teatro di prosa e la radio, il Teatro Stabile e la radio. Sono 100 anni che questa bambina che vedete alle mie spalle, questa bellissima grafica fatta proprio dal Teatro Stabile di Torino, dai grafici, stupenda, ne avevo 5, ho scelto questa, erano una più bella dell'altra. Parleremo proprio di questo, ma dato che ci sono tante, tante cose da dire, da vedere e soprattutto da ascoltare, iniziamo la serata con i nostri ospiti che vado a chiamare. Alberto Gozzi. Marlen Pizzo. Beppe Navello. E vedete, ci sono due poltrone, in qualche modo queste due poltrone saranno poi occupate. Ma adesso pregherei la regia, prima di iniziare, di mandare subito questo contributo video. E pregherei anche gli ospiti di così commentare al volo alcune immagini, perché il teatro ha dato alla radio importanti volti, nomi, grandi attori che sono alle vostre spalle, che stanno in qualche modo adesso passando con una cavalcata che parte dagli anni 20 e arriva pian piano ai giorni nostri. Perché i grandi attori di prosa un tempo venivano qua a Torino, lavoravano col Teatro Stabile e poi andavano al centro di produzione Rai di Torino a fare quelli che erano gli sceneggiati, i radiodrammi, e quindi sono passate delle voci straordinarie. Ernesto Cortese, un grande attore che era celebre in quegli anni, ma pian piano vedrete una cavalcata che toccherà anche Vittorio Gassman, che vedete qua inquadrato, e tanti altri che hanno anche lavorato e prodotto qui a Torino dei grandi spettacoli. Questi nomi non hanno bisogno, vero Beppe, di commento, perché fanno parte della storia del teatro. Aldo Reggiani fece lo sceneggiato La Freccia Nera, tra l'altro qui avete visto Salvo Randone, il grandissimo Salvo Randone, dal teatro ovviamente alla TV, i grandi sceneggiati televisivi, ai radiodrammi. Umberto Orsini, sono 88 anni di teatro che quest'anno ha compiuto, e poi Glauco Mauri, ha prodotto anche tanti spettacoli realizzati col Teatro Stabile. Giovanni Moretti, il professor Moretti, che con Gian Renzo Morteo ha reso fondatore del Teatro delle Dieci, con Massimo Scaglione, che ricordiamo, grande regista televisivo e radiofonico e teatrale. E infine abbiamo finito con Beppe, in questa, perché ovviamente ha legato il teatro. ci sono altri viventi, quindi allora, prima di così dare voce a questo talk show, abbiamo pensato però di farvi vedere che cos'era la radio, come veniva fatta la radio, e abbiamo scelto di farlo con tre voci straordinarie che hanno fatto la storia della radio Rai. E quindi chiedo di venire qui in scena con me a Danilo Bruni. Rosalba Bongiovanni. E Mario Brusa. Questo signore, adesso facciamo un piccolo, rapidissimo sketch. Questo signore nel 1956, porta 100 anni benissimo, ma aveva, Mariolino aveva 10 anni e ha iniziato a lavorare alla Radio Torino con la compagnia di prosa della Radio di Torino. Adesso noi faremo questo brevissimo sceneggiato radiodramma
tratto da Cesare Pavese, una riduzione di Prima che il gallo canti di Cesare Pavese per la regia di Edmo Fenoglio. RAI, Radio Televisione Italiana, Centro di Produzione di Torino. Prima che il gallo canti di Cesare Pavese, adattamento radiofonico di Carlo Musso Susa, compagnia di prosa di Torino della RAI, regia di Edmo Fenoglio. Registrazione febbraio 1972, Auditorio C. Personaggi e interpreti: Carlo Balbis, professore di lettere, Mario Brusa. Emma, una compagna del movimento clandestino, Vittoria Lottero. Il giudice della commissione per il confino, Alberto Marchè. Il maresciallo dei carabinieri di Brancaleone, Natale Peretti. L'appuntato dei carabinieri, Renzo Lori. Una ragazza che canta, Rosalba Bongiovanni. Prima puntata. Ciao Tirin, mi vado via, vado lontana a travaglie, ma darai la vita mia per poter andi tournée. A Torino si arriva di sera e si vedono subito per la strada le donne maliziose, vestite per gli occhi, che camminano sole. Là ciascuna lavora per la veste che indossa, ma l'adatta a ogni luce. Ci sono colori da mattino, colori per uscire nei viali, per piacere di notte. Quelle donne conoscono a fondo la vita. Una raffica di voci, rumori, suoni d'una strada del centro nell'ora di intenso traffico. Stampa sera! Notizie dell'ultima ora! Gazzetta! Gazzetta della sera! Edizione della notte! Maramau, perché sei morto? Pane vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. La mia storia comincia qui, in questa città del nord dell'Italia, un giorno di primavera del 1935, precisamente il 13 maggio 1935. Edizione della notte! Precoce ondata di caldo su tutta l'Italia. Eh sì, faceva già caldo. Erano le 9 di sera, gli operai nelle fabbriche avevano da poco incominciato il turno di notte e i torinesi cercavano un po' di fresco per le strade. Si parlava soprattutto della guerra. Sembrava certo che presto si sarebbe fatta perché lo aveva quasi detto Mussolini, lo avevano ripetuto i giornali giù in Africa. E c'era aria di partenza, la gente pensava a mari lontani da attraversare, eccitata e ansiosa come prima di un trasloco. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Il Duce Guidonia con i piloti dei Macchi 200. La mostra della rivoluzione fascista in via nazionale, visitata dai Sansepolcristi. Complotto antifascista nella nostra città. Brillante operazione della squadra politica. Ultime notizie. Numerosi fermi, lettere e documenti sequestrati. Perquisita la casa di un insegnante. Il professor Corrado Balbis arrestato. Corrado Balbis arrestato. È il mio nome, Corrado Balbis. Inaspettatamente veniva urlato per le strade, proprio come quello del Duce, dalla cattedra di scuole serali, dall'aula del liceo dove, faticando, avevo ottenuto una supplenza. Quel mattino, quando erano arrivati i questurini, io non ero in casa. Lo squillo d'un telefono chiama insistentemente. Pronto? Pronto? Emma, sei tu? Sì, sono io. Da dove parli? Dalla saletta dei professori. Sei sola? Ma sì, perché mi hai fatto interrompere la lezione? Ho dovuto aspettare che tu fossi a scuola, non potevo chiamarti a casa. Puoi parlare? Aspetta che chiudo la porta. È successo qualcosa? Sono nella latteria di fronte al portone di casa mia. Ci sono i questurini. Mia sorella è riuscita a mandarmi incontro Pierina, che mi aveva avvertito prima che tornasse a casa. Hai fatto bene a non chiamarmi a casa. Il mio telefono sarà controllato. Sono lì da molto? Da un'ora, credo. Sembra che stiano mettendo tutto per aria. E quella roba? Sono uscito prima delle 7 proprio per andarla a consegnare. Non poteva esserci già qualcuno che ti ha seguito? No, ho cambiato 2 volte tram, sono sicuro di no. Però ieri pomeriggio è arrivata apposta per te. Pronto, ascolti? Le voci sfumano. Sì, ho capito. Sono 2 lettere. Le ho messe nel Tomaseo che ti avrei lasciato in biblioteca. Sì, ho capito. Ho paura che le abbiano trovate. Calabresella mia,
Calabrese la mia rosa d'amori. Scriva, stazione dei carabinieri di Brancaleone Calabro. Oggi, 4 agosto 1935, tredicesimo dell'era fascista, alle ore 16.30 giunge in traduzione straordinaria da Roma il confinato politico Balbis Corrado, presa in consegna dal brigadiere Caruso e accompagnato in questo ufficio. Fine della prima puntata. Abbiamo trasmesso Prima che il gallo canti di Cesare Pavese con la compagnia di prosa di Radio Torino, regia di Edmo Fenoglio. Ecco, questa era la radio. Grazie a Danilo Bruni, Rosalba Bongiovanni, Mario Brusa, che invito a accomodarsi qui. Potete accomodarvi tra il pubblico. Chiedo di intervenire e togliere velocemente le aste, le leggi, i microfoni, serviranno più tardi. Ecco, adesso ci proiettiamo in questo mondo, anche un mondo di ricordi, un mondo che purtroppo è terminato. Il centro di produzione Rai di Torino ha smantellato in realtà la situazione radiofonica, anzi l'immobile è stato ormai ceduto a un'altra istituzione, ma Alberto, sulla scrittura, questo era un modo di rileggere un grande testo di un grande autore piemontese come Cesare Pavese, l'esperienza del confine a Brancaleone Calabro. Com'è scrivere per la radio rispetto alle altre scritture? Scrivere per la radio apparentemente è molto facile. Ricordo un amico sceneggiatore, che era un finissimo letterato, ma non aveva tanta dimestichezza con la radio, e ci incontrammo una volta e ci scambiamo. Io stavo lavorando per l'appunto su una riscrittura di un romanzo e lui sulla scrittura di un altro romanzo. Dico, ma sai, gli dicevo, ho un po' dei problemi perché non riesco tanto a trasporre, però dovrò andare su un tradimento, su una riscrittura libera. Dice, no, ma io non capisco tutti questi problemi. Io mi metto un bel leggio, mi metto il romanzo lì davanti, siccome per fortuna è pieno di dialoghi, copio i dialoghi e tutto va da sé. Non è così semplice in realtà, anche perché purtroppo per gli autori radiofonici non tutti i romanzi sono dialogati, è un guaio, quindi è difficile. Non so. No, a parte gli scherzi, il problema della scrittura radiofonica e della scrittura di una riscrittura da un romanzo sono molto diversi. La scrittura radiofonica dovrebbe, secondo me, riuscire a realizzare quello che un grande filosofo e saggista che si è occupato di radio, Rudolf Arnheim, tenere presente, che la radio è un mezzo cieco e cieco deve rimanere. Quindi la parola radiofonica deve bastare a se stessa. In questo Arnheim era molto drastico. Diceva, quando interviene la fantasia, uno scrittore radiofonico incomincia a evocare la fantasia, guardate contessa che meravigliose colline sono davanti a noi, è sbagliato, è una schifezza. Non scrive. Grazie Alberto. Beppe, invece il processo registico tra il teatro e uno strumento invece dove c'è soltanto l'audio, i rumori, la musica e le voci. Ma è diverso e affascinante perché usa due elementi del linguaggio teatrale, cioè la voce umana e la parola, e il suono ovviamente. Tutto il resto bisogna dimenticarselo e in qualche modo farlo immaginare attraverso questi strumenti. Poi ovviamente stiamo parlando di una radio che non c'è più, ormai la radio è fatta di intrattenimento, io l'ascolto in auto continuamente, ma di intrattenimento e stacchi musicali. Quella lì, come ci ricordiamo, era una radio tutta diversa, attentissima al particolare. Adesso vi vedevo recitare al microfono, una delle ossessioni era il rumore dei fogli. Sì, accadeva, bisognava rifare perché si faceva in registrazione. No, Alberto ha fatto anche molta diretta, ma io una sola. Ma per esempio il rumore dei fogli era la spia che insomma, ecco,
la tecnica, il, come dire, la manualità interveniva nella creazione artistica, allora bisognava rifare tutto. E poi c'era il montaggio, perché allora si faceva con i nastri magnetici, le famose peccette che univano insieme momenti di montaggio diversi. Ma insomma, però il senso era quello. Abbiamo lavorato a dei programmi lunghissimi, 18 puntate, 24 puntate, 18 alla fine era la misura massima, con grandi romanzi da Jonathan Wild ad altri, insomma, La vita d'Alfieri, insomma, c'era una grande libertà di poter scegliere delle cose che oggi non passano più nemmeno nei teatri più illustri, insomma, perché non... Mario, il lavoro dell'attore in radio, tu che hai alternato veramente tutti i mestieri. Grazie. Il doppiaggio, il teatro, ecco, la televisione, sì, e sì, la radio. È stato un grande crocevia quello degli anni 50, perché immaginate che l'attore per 2000 anni ha sempre recitato nello stesso modo, indipendentemente dai luoghi in cui si trovava. Nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, arriva il cinema muto, dove l'attore è privato della sua voce, deve solo fare dei gesti e i sottotitoli dicono quello che vuole esprimere, quindi grande gestualità e tutto il resto. Poi nasce la radio, l'attore torna dove c'è i primi sceneggiati radiofonici negli anni 20, e lì invece c'è soltanto la voce, e quindi l'attore deve riempire quel vuoto che manca dalla sua assenza nell'immaginario di chi ascolta con la sua voce, e lì l'uso del microfono era decisamente importante. Io ho avuto la fortuna di poter vedere all'opera i grandi attori della radio italiana proprio dal 1956 in avanti, e rubare il loro mestiere come fosse un artigianato disinvolto, capire perché Gino Mavara, avvicinandosi al microfono o allontanandosi, dosava l'emissione del sonoro della sua voce in modo straordinario a casa. Poi, e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, quando facevamo queste trasmissioni erano in diretta le prime, le registrazioni sono arrivate dopo, e quindi la diretta presentava questo problema dei fogli, giustamente, perché c'erano i rumori ma non dovevano esserci i fogli, quindi c'era un grande impianto di porte, di tappeti su cui camminare, e gli attori si muovevano come in teatro. Una volta a Vigilio Gottardi è caduto tutto il copione che ha fatto questo rumore di cui parlava Navello, e lì era diretta, non si poteva tornare indietro e rifare, bisognava andare avanti. Allora mi ricordo che era Eugenio Salussoli, il regista, ha messo uno stacco musicale appropriato e tutto è ripreso dopo aver messo a posto i fogli. Quindi, ma la cosa straordinaria della diretta radiofonica era che cominciavi e finivi una commedia in tempo reale, quindi c'era questa unità di tempo, e che era meravigliosa perché vivevi il personaggio. Il teatro ha dato molto con l'esperienza degli attori che per primi hanno fatto lo spettacolo radiofonico, perché da dove arrivavano se non da lì? Ma potevano recitare in studio come recitavano in teatro? No, perché l'orecchio dello spettatore, del pubblico, era riassunto tutto in una piccola membrana che stava nel microfono. Quello era il pubblico, e quindi tutte le intenzioni andavano calibrate nei confronti di questo microfono. Non c'era questa profondità, e la resa poi in onda era meravigliosa. Adesso vediamo una clip, o in realtà ne vediamo due, ma iniziamo con questo gioco. Questa è una registrazione radiofonica di una nota commedia di Vitaliano Brancati, La governante. Tutto questo lo si deve per questo straordinario centro studi del Teatro Stabile, che racchiude testi, testimonianze, registrazioni, video e tanto ancora, un luogo magico. E abbiamo ripreso, ricostruito questa clip. Questo è un allestimento di Walter Malosti del 2016. Vediamo questa registrazione radiofonica e poi la sorpresa ve la dico dopo. La governante di Vitaliano Brancati. Ah, Alfio, sei tu? Sì. Sì, dimmi.
Lo so, tuo figlio, sì, certo. La cupola. Sì, la cupola. Oh, ti dico, si vede. La cupola, si vede. La cupola di San Pietro, sì. Di San Pietro, la cupola di San Pietro. Da qui, sì. Sì, qui dal soggiorno si vede, è perfetta. Sembra che ce l'abbia davanti alla faccia. La governante di Vitaliano Brancati con Pino Caruso, Ennio Fantastichini, Frédéric Loliot, Cecilia Dazzi, Ninni Bruschetta, Vincenzo Pirrocco, Eleonora D'Urso, Elisa Sciuto. Sì. Adattamento e regia Walter Malosti. No, Alfio, no, non sono più Don Leopoldo di 25 anni fa, quando vivevo a Caltanissetta. Mia figlia allora si avvelenò perché nella terrazza di Saro Musumarra, te lo ricordi? Ma adesso sono un altro, il mondo è cambiato e voglio cambiare pure io, perché sennò muoio prima. No, 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 non dico che così non muoio, ma muoio più tardi. E se tu continui a mangiarti il fegato per stupidaggini, perché sono stupidaggini, presto ti stampano il nome sul giornale con una croce sopra. Ma che vuoi dire, scusa? La novista a ballare? Va bene, sì. Nuda sul palcoscenico. Va bene. Ma è onesta ora? Dico, ora è onesta? È onesta. Oh, gli vuol bene a tuo figlio? E dunque? Diventa rossa quando lo vedi avvicinarsi, ho capito. Se gli tocca la mano diventa pallida. Beh, sai che vuol dire questo? Che si sente. Si sentono! La carne di lei sente quella di lui. E allora, scusa, se vanno d'accordo e le carni si sentono l'una con l'altra, falli sposare immediatamente, hai capito? Immediatamente! Mia nuora è continentale, romana. Sì, vabbè, anche tu però avrai saputo che è una donna molto per bene. La governante dei bambini? La nuova? Né romana né milanese, straniera, francese. Francese! Ma stai diventando sordo! È arrivata 3 giorni fa. Che te devo dire? Non ne sono completamente soddisfatto. No, no, non è cattolica, no, no, non è come noi. No, non ci crede al Papa. Non ci crede al Papa! Questa era l'edizione radiofonica. Ovviamente abbiamo cercato di coprire, darvi delle immagini per rendere non su nero ovviamente l'ascolto, storiche, e poi del regista di questo allestimento, Walter Malosti. Adesso invece il gioco è questo. Questa invece è la registrazione televisiva storica del 1978 con la regia di Giorgio Albertazzi. No, Alfio mio, non sono più Don Leopoldo di 25 anni fa, quando vivevo a Caltanissetta. Mia figlia si avvelenò perché nella terrazza di Saro Musumarra. Ah, te lo ricordi? Adesso sono un altro. Il mondo è cambiato e voglio cambiare pure io, perché sennò muoio prima. No, non dico che così non muoio, ma muoio più tardi. E tu, se continui a mangiarti il fegato per stupidaggini, perché sono stupidaggini, presto ti stampo il nome sul giornale con una croce sopra. Ma che vuol dire? L'hanno vista ballare, e va bene. Nuda sul palcoscenico, va bene. È onesta ora? Dico ora, è onesta. Gli vuol bene a tuo figlio. E dunque? Diventa rossa quando lo vede avvicinarsi? Se gli tocca la mano diventa pallida. E beh, lo sai cosa vuol dire questo? Che si sentono. Si sentono? Tu piuttosto stai diventando sordo. La carne di lei sente quella di lui. E allora, se vanno d'accordo e le carni si sentono l'una con l'altra, falli sposare. Si ricreeranno a...
anche tu avrai saputo che è una donna molto per bene. Adesso abbiamo anche una governante dei bambini straniera, francese. Francese! No, non ne sono completamente soddisfatto. No, non è cattolica. No, non è come noi. No, non ci crede al Papa. Non ci crede al Papa! Permesso? Avanti! Falli sposare immediatamente, hai capito? Ecco, questa era l'edizione, grandissimo Gianrico Tedeschi. Senti, Marlene Pizzo, tu che sei partita dalla scuola del teatro stabile, la prosa, adesso M2O radio, e quindi sei diventata una speaker radiofonica, hai lasciato il teatro di prosa. Ecco, tu hai coltivato queste due, adesso ti sei tuffata nella radio, la tua esperienza. Beh, passare dal teatro alla radio è strano, semplicemente perché manca questo. Non si può misurare la temperatura del pubblico realmente, il pubblico è molto di più, ma non lo vedi. E quindi puoi solo sperare che sia così, come siete voi stasera, attento e entusiasta. Però dal teatro ho imparato tutto. È stata la più grande avventura, la più grande esperienza, la più grande scuola. Ho avuto dei maestri giganteschi, Mauro Avogadro, Franca Nuti, che io proporrei un applauso se... che mi hanno insegnato a conoscere le parole, amarle, conoscere la punteggiatura e proprio per questo imparare a fregarla per giocare con le parole. E tutto questo continuo a portarlo in radio, perché la magia della voce, la magia di una storia, la forza di una storia che passa attraverso le parole, questo esisterà sempre, anche se parlavamo anche in quinta poco fa di una radio che non c'è più, quella radio lì non c'è più, è completamente diversa, ma quando si racconta qualcosa, quando si vuole far passare qualcosa a chi ascolta, a chi ha voglia di ascoltare, secondo me si potrà continuare a fare qualunque tipo di radio con qualunque tipo di comunicazione e mezzo e si arriverà sempre. Questo è quello che penso io e grazie. Che mi ha lasciato il teatro. Grazie. Se mi date un po' di luce in sala, scendo giù un attimo in sala, cercando di non cadere su questa bellissima scala, ma c'è Luca Siri, ho visto, che ha un'esperienza universitaria, aveva fatto una bellissima ricerca della radio post-guerra, che a me ricorda Radio Torino, mi ricorda la Swing, l'orchestra Angelini, Barzizza, invece tu? Non c'entra assolutamente niente quello Fantastico. Che ho fatto io. Perché io insieme ai miei compagni di università abbiamo fatto parte di un gruppo che faceva parte del laboratorio condotto dal professor Mancini e dal professor Noto al centro studi dello Stabile e ci siamo occupati di fare una ricerca sul radiodramma e sul teatro radiofonico nella compagnia di prosa della RAI di Torino. Negli anni dell'immediato dopoguerra, dal 44, perché l'anno di nascita della compagnia di prosa è in realtà il 44, non è dopo la guerra, fino agli anni 60 con le sperimentazioni. Quindi un tema molto bello, molto interessante. Grazie, è bello perché così i giovani si sono collegati con questa storia, una storia, un fil rouge che ci collega col passato al presente. Perché poi la radio, adesso noi parliamo ovviamente della radio più alta, dello sceneggiato radiofonico, ma la radio ha avuto tantissime evoluzioni. Io mi ricordo, e ce l'ho ancora, mio nonno aveva fabbricato la radio a galena, che era una radio rudimentale con delle cuffiette, si ascoltava così. Poi la radio è stata testimone di cose drammatiche, l'inizio della guerra. Corrado poi però ci ha portato anche la liberazione, l'annuncio della liberazione. La radio è diventata poi la radiolina transistor, quella che tutte le domeniche ci accompagnava per ascoltare, che so, i risultati del calcio. L'autoradio, quella che mi ricordo forse Mario, qualche d'una gliel'hanno anche fregata. Ma insomma, era un altro mondo. Poi negli anni 70 nascono le radio private, le radio libere, che cambiano completamente la dimensione e sono nuove voci, si avvicinano al mondo dei giovani, a un mondo che sta cambiando.
le radio libere e le televisioni libere hanno poi un'importanza enorme, diventano poi i famosi network a partire dagli anni Ottanta, sia radiofonici sia televisivi, ma costituiscono la pluralità d'ascolto. Non c'è più Radio 1, c'è anche Radio 2 e poi c'è anche la radio più intellettuale che è Radio 3, parlando della radio. Ma la RAI nel 1985 si inventa una cosa straordinaria, RAI Stereo 1, che è il braccio armato per i giovani di RAI 1, per arrivare nelle discoteche e nel mondo giovanile. Quindi la radio è in continua trasformazione, poi arrivano le web radio, arriva il podcast, cioè il nuovo modo di comunicare e fare lo sceneggiato, diciamo, di una volta, come c'era lo sceneggiato televisivo, adesso ci sono le fiction, così anche la radio si trasforma in questi nuovi modi che non sono più necessariamente legati alla radio, ma a uno smartphone e o un computer, lo possiamo sentire e ascoltare quando vogliamo. Ma Mario ha citato la compagnia di prosa della Radio Torino. C'erano tre centri di produzione radiofonici, Trieste, Firenze e Torino. E tu hai lavorato, sì, certo, con la compagnia di prosa. Sì, della compagnia di prosa, che era un meccanismo meraviglioso perché gli attori erano scritturati per stare, lì timbravamo la cartolina, non sapevamo nemmeno cosa ci facevano fare, però salivamo all'Auditorium C famoso e si registravano soprattutto commedie, i racconti di mezzanotte, ecco, quelli che storicamente si ricordano di più gli utenti, come uso chiamare gli ascoltatori da parte della dirigenza RAI, gli utenti si ricordano ancora che belli che erano quei racconti di mezzanotte, meravigliosi, andavano in onda tardi, però c'era anche una fascia in cui si andava in onda, che adesso non si rischierebbe più, che era quella del mattino, con lo sceneggiato del mattino. Poi la cosa incredibile è che, per esempio, mi ricordo le interviste impossibili, che erano un programma meraviglioso dove Umberto Eco intervistava dei personaggi storici tipo Pietro Micca, andava in onda su Radio 2 alle 11 del mattino. Così impensabile adesso, così impensabile. Una cosa così diversa dall'intrattenimento di musica e telefonate, perché ultimamente Radio 2, pur ottimamente, però il meccanismo chiave è di parlare col pubblico. La storia non si racconta più, la facciamo raccontare al pubblico che telefona, su dei temi alle volte veramente ci sono soltanto i conigli, il ruggito del coniglio che riesce a tenere alta la qualità di queste trasmissioni, che poi si assomigliano tutte, ahimè. Ma gli utenti gradirebbero un ritorno del teatro di prosa in radio, lo gradirebbero tutti. Non capisco come mai non si faccia. Bisogna anche constatare appunto quello che dicevo prima, Beppe, Mario, Alberto e Marlene, che la radio a Torino, il centro di produzione di Torino, ha terminato quella stagione. È una stagione che purtroppo ha smesso ormai da anni di studi. Noi lunedì abbiamo celebrato i 100 anni nel famoso studio che citavi adesso, dove hai fatto tante commedie, dove tanti radiodrammi, dove per 12 anni avete fatto L'aria che tira, un grande varietà, quando i varietà erano fatti appunto dagli attori. Tutto questo ha finito di essere e quindi adesso noi dobbiamo pensare probabilmente a un'altra radio e a un'altra riproposta. E certo, per i giovani, ricordando, per i nostalgici, per quelli che non sono più troppo giovani, coi capelli grigi o coi capelli bianchi, per ricordare quei momenti, e per i giovani farli conoscere una storia che è la nostra storia, che è fondamentale perché chiaramente ha creato poi grandi artisti, grandi voci, e se inserita nel contesto culturale e sociale della città di Torino e non solo. La radio è stata la voce e l'espressione di una società e di un'Italia che è fortemente modificata ovviamente da quegli anni. Certo. La radio nel Tinello con il pizzo e la gondola, era un classico, certo, tutta la famiglia, rosso e nero, io mi ricordo. Certo. Ma com'era Beppe ed Alberto, com'era la vostra radio da ragazzini? Dove la tenevate questa radio? E
prima che tu diventassi il regista che sei diventato, come era l'approccio quando eri bambino o ragazzino nei confronti della radio? Ma bambino o ragazzino l'ascoltavo pochissimo, ascoltavo racconti in famiglia. Per esempio mia madre, che era nata nel 1915, insomma sono un figlio di genitori attempati, e non è per mettere le mani avanti e dire che sono, non sono così vecchio, no, sono vecchissimo, ma mi raccontava, questo è un ricordo che ho molto nitido, di quando la radio è entrata in casa loro, ad Acqui, di una famiglia borghese di provincia. E mio nonno comprò la radio, credo nel 25, e mi raccontava di questa cosa, per cui la famiglia, tutte le famiglie, insomma, no? Allora, oggi si chiamano allargate per altri motivi, ma insomma tutti i cugini, fratelli, eccetera, arrivavano a casa in via Garibaldi ad Acqui ad ascoltare la radio. Ecco, questo ricordo ce l'ho. Già negli anni in cui io ho cominciato poi a fare la radio, quel mito lì non c'era più, perché c'era la televisione che aveva in qualche modo soppiantato la radio in quel tipo di attenzione, no? comunitaria, di una società civile che si radunava intorno all'ascolto della parola. No, quello che mi ricordo invece degli anni in cui ho fatto la radio era l'estrema libertà, perché quel centro di produzione e la sede regionale della RAI. Sì, ricordiamo che c'erano anche le trasmissioni regionali, televisive, certo, e radiofoniche, tutti, certo, i pomeriggi dalle 14:00-14:30, esatto, più o meno quella fascia oraria, c'erano le trasmissioni dedicate al Piemonte. Al Piemonte, e c'erano i famosi sceneggiatini, si chiamavano così, in via Verdi, sceneggiatini piemontesi, e il mio, ma io allora lavoravo anche in questo teatro, al Teatro Stabile, ero regista assistente di Missiroli, che faceva molta ironia dicendo che il termine sceneggiatini piemontesi gli ricordava il fritto misto piemontese, e quindi insomma lui era un sarcastico e feroce fustigatore, quindi insomma lo faceva evidentemente per mettermi un po' in difficoltà, ma invece io ero contentissimo di fare gli sceneggiatini piemontesi. Perché gli snobbava, un po', eh? I Siroli li snobbava un po'. Sì, 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 anche molto. Però invece erano molto belli, perché ah, ma figurati, certo. Sì. Di vita regionale. Alberto, la tua esperienza con RAI, Radio Torino, e naturalmente facciamo sempre giustamente un rapporto con il teatro, come ha fatto giustamente Beppe in quegli anni, poi Beppe è diventato direttore artistico di tanti stabili, eccetera, ma questo legame l'ha sempre tenuto, insomma, la radio e il teatro. Alberto. Ma il mio rapporto con la RAI, il centro di produzione, la sede della RAI di Torino, è stato molto singolare, perché io, dopo un periodo di apprendistato radiofonico, mi trovai su un curioso asse Roma-Torino. Ora, la cosa funzionava così, sia per la radio che per la televisione. I dirigenti televisivi e quelli radiofonici portavano delle proposte alla direzione nazionale di Roma e sottoponevano alcune proposte, e la direzione decideva quali eventualmente si sarebbero fatte. Concordavano quindi di realizzarle a Torino, ma ovviamente erano su una produzione diffusione nazionale. E io, trovandomi per ragioni personali a fare un po' la spola fra Roma e Torino, avevo un rapporto sia con Torino che con la direzione di Roma. Allora, a volte si discutevano dei programmi, io procacciavo dei programmi e li si realizzava a Torino. Era un procaccia, nel senso buono del termine. E la libertà era totale. Era totale perché, soprattutto con certe reti, Radio 3, mi ricordo che a un certo punto feci una produzione sperimentale, il primo romanzo che sceneggiato, che notoriamente era feudo di Radio 2, il grande romanzo popolare, 65 puntate, eccetera. Ebbene, negli anni 70 Radio 3 disse: facciamo anche noi
il romanzo del mattino a puntate. Naturalmente lo facciamo alla Radio 3, non ci mettiamo a fare il romanzone popolare, ben confezionato, facciamo una cosa sperimentale. Io scrissi e realizzai il primo di questi romanzi, fu una breve serie peraltro, il pubblico non gradiva, voleva la musica, Radio 3, la prosa era... E poi feci un secondo, finché a un certo punto mi telefonarono da Roma, mentre stavo terminando la registrazione, e mi dissero: senti Alberto, scusa, dobbiamo pubblicare una notizia su Radio Corriere, come si intitola questa cosa che stai facendo? Questa era la dirigente che aveva commissionato. E quando andiamo in onda? Ecco, in quel momento io vissi un attimo di piena felicità, perché eravamo totalmente liberi. Non aveva questa illuminata dirigente, pur attenta, culturalmente ben fornita, ma non aveva la minima idea di che cosa io diavolo stessi realizzando a Torino. E la sua curiosità fu ben appagata, perché era niente meno che la sceneggiatura in 10 puntate del Carnaval di Schumann, che è una follia radiofonica totale, tutti felici. Ah sì, è il Carnaval, molto bene. Bellissima. Adesso, applauso. In questo mondo di ricordi tra il Teatro Stabile e la RAI mi viene da ricordare ovviamente Cesare D'Appino, che era il direttore dei programmi, Armando Anfossi, che era il responsabile di Radio Torino, e Nana Varacchio, che a sua volta era il collegamento nazionale, figlia di Anna Caravaggi. E facciamo un applauso a tutti questi personaggi che hanno reso grande la radio Torino. Poi c'erano gli attori che venivano al Teatro Stabile, i grandi attori che venivano al Teatro Stabile, e abbiamo visto Glauco Mauri, Arnoldo Foai, tanti altri grandi voci, Giorgio Albertazzi, che quando venivano qui c'era un collegamento con la RAI, e quindi venivano cooptati per fare i protagonisti, solitamente i protagonisti ovviamente nei sceneggiati, appunto nei radiodrammi. E quindi di sera, quelle 2 settimane che erano in tournée qua, 3 settimane, facevano lo spettacolo, la mattina andavano in RAI, quindi dormivano evidentemente poco perché si registrava la mattina in radio, e andavano a fare il loro turno in radio da protagonisti. La radio raccoglieva dei grandi nomi. Hai citato Umberto Eco con l'intervista Impossibili, ma nel 1968 un grande scrittore intellettuale, una sorta di genio tra regista e poeta, di un'anarchia poetica straordinaria, aveva scritto l'anno prima, durante dei mesi della malattia, una serie di commedie e drammi, tra cui Affabulazione, Porcile. Nel 1968 il Teatro Stabile di Torino mette in scena, scritto da Pierpaolo Pasolini, con la regia di Pierpaolo Pasolini, una di queste commedie. La commedia è Orgia, e vediamo questo documento singolare perché c'è la descrizione radiofonica, perché c'è una ripresa fatta in teatro, però per la radio, dove c'è la descrizione della scena, dei costumi, di ciò che avviene. 1968, produzione del Teatro Stabile, Orgia, Pierpaolo Pasolini. Orgia di Pierpaolo Pasolini. Personaggi ed interprete. Lei, Laura Becchi. L'uomo, Luigi Mezzanotte. La ragazza, Nelly De Gianmarco. Scenografia. Un cubo aperto dalla parte del pubblico, con una porta sul fondo, poggiato su di una pedana di 6 metri per 3. Il cubo è alto 3 metri. All'interno vi è un praticabile con un declivio che funge da letto. In primo piano una sedia barocco piemontese, un lampadario fatto di cantinelle con 3 pinze.
impermeabile vi è un portacenere, una corda grossa e due corde piccole. I costumi della signora Betty sono all'inizio un vestito blé, mentre quelli del signor Mezzanotte sono un vestito intero grigio di flanella. Nel terzo quadro la signora Betty si spoglia e si mette addosso una coperta, mentre il signor Mezzanotte si mette un pigiama. Nel quarto quadro il signor Mezzanotte rimane con il pigiama e la signora Betty si mette una camicia da notte bianca. Nel quinto quadro il signor Mezzanotte indossa fuori scena un vestito blé, senza cravatta, intero, mentre la ragazza entra con un cappottino rosa e al di sotto un vestitino di lana bianca ed altri indumenti intimi. Comincia a tremare. Per quello che ti voglio fare e ti farò? Sì, tremo per questo. E lo sai cosa ti voglio fare e ti farò? Lo so. E non mi chiedi di non farlo? No. Ti piace dunque tremare? Tremare sapendo? Mi piace. Come al malato piace conoscere il suo male. Abbiamo tutta la notte per fare quello che io voglio. Parliamo ora con calma di questo tuo tremare. Ma io non so dirti altro che tremo. E ciò offusca la mia coscienza. So bene che se la gente del mondo dietro le mura della nostra casa potesse vedere. Ma la gente del mondo non vedrà. E perciò io mi sento profondamente felice. E in che cosa consiste questa felicità? Il piacere di essere umiliati non a fondo, soprattutto quando ci si considera innocenti. Sono le signore in pelliccia, le protagoniste di Pierpaolo Pasolini in Orge. Si dibatte la critica, un grande applauso perché è un testo di una modernità straordinaria. Nel 1968, prima regia, primo spettacolo teatrale di quel grandissimo intellettuale che è stato Pierpaolo Pasolini e poeta. Nella seconda fotografia, subito dopo, all'inizio, se avete riconosciuto, c'era anche il professor Giavenzo Morteo, che allora dirigeva in collettivo il Teatro Stabile di Torino, un grande professore, anche mio, dell'Università di Torino, grande professore di teatro. La radio, Marlene, oggi... quanto è cambiata e come è cambiata e come sono i gusti oggi? Ha ragione Mario quando dice se si potesse riproporre lo sceneggiato le persone lo ascolterebbero. È vera, è una provocazione o secondo te è vera dal tuo osservatorio? No, io credo che sia assolutamente così, perché se no non ci sarebbe questa proliferazione del podcast, che è un altro modo di ascoltare una storia che asseconda il gusto dello spettatore, dell'ascoltatore, e cioè scelgo io quando e come e cosa. La radio invece, cioè, scegliamo noi la musica, scegliamo noi i temi. Personalmente porto avanti la mia piccola battaglia del sono qui per intrattenerti e sarò io a intrattenerti, non il pubblico, perché mi dispiace, nel senso, voglio, la mia ambizione di radio, anche se noi facciamo una radio dance, M2 è una radio dance, il direttore artistico è Albertino, che arriva da Radio DJ, ha una grande storia lì, e adesso ha preso la direzione da 5 anni di M2O. Abbiamo delle basi chiuse, cioè dei tempi di parlato da 30 secondi, e chiusa significa che la base è chiusa, cioè poi parte un jingle, parte una canzone, quindi io devo per forza aver finito. La base più lunga, il momento più lungo di parlato è di 1 minuto e 40. Capito? Sì. È teatro sintetico futurista, esatto. Potremmo dire. Quindi in quel minuto e 40 io cerco di costruire un qualcosa. Se devo dare spazio alla voce dell'ascoltatore,
La mia opinione, il mio racconto, quello che io ho studiato, ho cercato e che vi voglio trasmettere, dove lo metto? È un'altra cosa. Adesso la radio, anche Radio Rai, la poesia della radio era l'ascolto. Per cui quando ti trovavi il conduttore, l'attore, avevi sempre un moto quasi sempre di delusione, perché dietro quella voce ti immaginavi chissà cosa e poi, solo questo. Adesso però c'è anche, no, dico in generale, sto ironizzando questo o questa. Adesso con le riprese la radio va, come si può dire, sul web, la vedi, e questo cambia la dinamica, cioè trasforma completamente. Cambia tutto. Parlavamo anche di questo prima. La magia del mistero. Abbiamo parlato di tutto quello che stiamo condividendo con voi. Per fortuna M2O non ha la telecamera, quindi evviva, noi parliamo solo e ci ascoltate solo. Ma questo ibrido della radio da guardare è tremendo, perché se io devo parlare per qualcuno che mi sta solo ascoltando, allora parlo in un modo. Se parlo per qualcuno che mi sta guardando, parlo in un altro. Ma se ho un doppio pubblico che per forza o solo sta ascoltando o solo sta guardando, non riuscirò a soddisfare nessuno dei due. Ragazzi, avete... Brava. Nostalgia, Beppe, della radio? Sì, molta. Assolutamente molta. Poi sentendoti raccontare e citare tanti amici che sono stati preziosi per quella libertà della quale parlavamo, insomma, abbiamo fatto le cose più incredibili, impossibili oggi, assolutamente. Tra l'altro, nel buio non riesco a vedere bene, ma abbiamo citato Cesare D'Apino, abbiamo citato Ermanno Anfossi, Ranama Varacchio. Mi sembra di vedere in prima fila Marita Marangella. Una ma c'è Marita. Lì, eccola lì. C'è Marita. Marita, non ti avevo visto. Aspetta, scendo un attimo. Grazie di questa carambata. È stata una delle Marita, colonne scusa, del ciao. Mitico ufficio ottimizzazione. Ottimizzatrice Rai. Non ti avevo visto. Raccontaci una battuta di quegli anni lì. Cosa, prima di tutto, cosa significava ottimizzatrice televisiva radiofonica? Devo dire che me l'hanno chiesto in mille. Vuol dire semplicemente cercare di stare in tempi decisi e registrare o andare in onda, ecco, secondo come capita. E risparmiare, se era possibile. Sì. Quindi questo è un momento di storia veramente della radio e della televisione. Io ho una nostalgia enorme della radio, perché ho fatto la televisione, radio, poi di nuovo televisione, ma non mi sono mai divertita come quando facevamo la radio. Viva la radio, grazie. Scusami Beppe. Ma figurati, mi fa piacere. Uno dei suoi compiti era, per esempio, di tallonarmi, perché io avevo una strana perché abitudine. Perché eri discolo? No, non perché fossi discolo, ma perché consegnavo quando cose appuntate, eccetera, insomma, un po' la pigrizia, un po' la paura di aver fatto delle proposte che poi non avrei saputo realizzare. E Marita si ricorderà che io arrivavo sempre all'ultimo minuto e qualche volta dopo. Certi testi li ho portati la mattina stessa e lei che doveva correre in copisteria a farli stampare per tempo. Quindi insomma l'ufficio delle ottimizzatrici, che erano lei, Ernestina Fava e la mitica Panighini, era un ufficio assolutamente importante. Alberto, scusami, volevo passare la parola a Alberto. Concludi pure. No, a proposito degli attori che arrivavano da noi, eccetera, naturalmente quelli dello stabile, è vero, soprattutto negli anni in cui io lavoravo, come tu ricordavi, pomeriggio e sera allo stabile, la mattina alla radio, gli attori, da Gastone Moschina, Anna Maria Guarnieri, insomma li abbiamo utilizzati ampiamente. Un episodio che mi piace raccontare, perché è legato al mito della voce, unico strumento utilizzabile per creare
il risultato radiofonico, 1984, ricordo benissimo l'anno, perché è l'anno della mitica partita della Roma, persa in Coppa dei Campioni, sì, sì. Quell'anno una proposta fatta era un allora si chiamavano originali radiofonici, non so bene, ecco, testo di Siro Ferrone, col quale io lavoravo anche in teatro in quegli anni, Paolo Bonacelli protagonista, Il condominio, una storia appunto tragicomica delle vicissitudini di un condominio. Paolo Bonacelli protagonista, facciamo mi pare lunedì, martedì registrazioni, tutto bene, Paolo. Dopodiché lui alla fine della registrazione del martedì mi dice: guarda, io purtroppo ho un problema, devo tornare a Roma assolutamente, perché ho un'analisi medica assolutamente, sono molto preoccupato, ho un problema di... Io dico: ma come? Ma è qui però... oltretutto questo originale che stavamo registrando era per una selezione Premio Italia, forse Marita era proprio l'ottimizzatrice, se ne ricorda, per cui insomma una di quelle produzioni che avevano bisogno di tempi giusti eccetera. Dico: ma come si fa, scusa, e domani registriamo? Ma no, tu vai avanti con gli altri, ma io devo fare questa cosa, sono anche molto preoccupato eccetera eccetera. Dico: vabbè, insomma, cosa devo fare? Allora, lui era il protagonista, quindi c'era sempre, ma insomma cerchiamo di cavarcela. Il giorno dopo facciamo con gli attori come si può. Io arrivo a casa e qualcuno aveva la televisione accesa, mi rendo conto che c'è la finale della partita della Roma. Siccome Paolo non è un tifoso della Roma, è un di più, talebano, di più, certo, fanatico, io dico: ma guarda quello stronzo, scusate il termine che voi non sapete neanche cosa vuol dire, ma fregato. Adesso come facciamo? Insomma, abbiamo fatto che il giorno dopo lui è arrivato, dico: Paolo, però, eccetera, e lui parlava così. Non aveva più voce. Era stato forza di urlare, stadio. Forza Roma! Abbiamo dovuto forza sospendere la produzione, la registrazione. Poi, oltretutto, allora si lavorava molto. Non c'erano assolutamente altri turni, l'abbiamo poi rifatta in autunno, ma nel frattempo il Premio Italia era molto carino, molto bella. Grazie, stiamo andando verso il finale, volevo sapere da Alberto una nostalgia o un ricordo che ti lega così in maniera o ironica o un bel ricordo sentimentale alla radio. Cosa facciamo? Possiamo scegliere fra un ricordo storico... un ricordo di vita vissuta. Vita vissuta. Quello storico però era importante, pazienza. Non lo so. No, scherzo. Ciao Bruno Gambarotta. Sei arrivato per il finale. Vieni Bruno. Stiamo quasi concludendo, ma ti darò la parola per... Arrivato, ma tranquillo, per tranquillo. Bruno, avevo un altro impegno, pensavo che non potesse più arrivare, è arrivato, sono felice. Dunque, vabbè, facciamo quello storico, sì. No, perché è importante. Allora, in questo centenario della radio mi piacerebbe mettere a fuoco il centenario anche di una trasmissione. E immaginiamo di essere a Londra o in qualunque altra città dell'Inghilterra il 15 gennaio del 1924. La radio ovviamente era estremamente diffusa, più che in Italia. La BBC aveva pubblicato sui giornali un avviso: guardate che il 15 gennaio alle 19:30 succede in radio una cosa straordinaria, però vi avvertiamo, mi raccomando, questa emissione radiofonica dovete ascoltarla a luce spenta. Bisogna che nella casa non ci sia la minima sorgente di luce. Vengono le 19:30, l'annunciatrice ricorda ancora al pubblico: mi raccomando, dovete spegnere le luci. Sì, tutti lo sapevano perché i giornali e la radio erano molto seguiti, si spengono le luci. E va in onda il primo radiodramma della storia. È come se nell'atletica leggera i 100 metri, prima volta che si
cose 100 metri qualcuno avesse fatto in 8 secondi e 2, per cui non era, era un record non battibile. Questo radiodramma è la storia del radiodramma, incomincia con la perfezione e quindi tutto il resto non può essere che decadenza variamente declinata. Il radiodramma è Danger ed è ambientato nel luogo più geniale che uno sceneggiatore possa immaginare per un radiodramma, per una produzione destinata alla sola voce. Danger si svolge nel luogo più buio che la nostra mente può immaginare, le viscere di una miniera durante un blackout provocato da una inondazione di acqua che cresce e cresce. Cosa succede? Che io, spettatore, ascoltatore, spengo la luce, ascolto la trasmissione e sento una voce che mi dice: sei qui? Joe, dove sei? Non ti vedo. I minatori, le voci dei minatori, si trasferiscono nel buio in cui è avvolto l'ascoltatore, il quale si trova a essere nella miniera. Sono nella miniera o loro mi hanno invaso il salotto? È la perfezione totale. Bellissimo. La radio nasce come mezzo cieco, ricordavo Arnheim prima, e non ci può essere invenzione di radiodramma più perfetta. I corpi non esistono più, sono sciolti letteralmente nel buio e ci sono solo le voci. Bellissimo, grazie Alberto di questo racconto magico che ci hai fatto. Allora, prendo, poi finirò con Bruno. Volevo da Mario, so che hai tantissimi aneddoti, regalacene uno, magari di quelli anche un po' ironici. Ah, Bruno ne avrà. Bruno è, sì, sì, ma lascerò maestro. Poi a lui la parola prima dell'ultimo, diciamo, l'ultima, certo, sorpresa. Certo. Ma quello di Segovia, perché Bruno li sa tutti. Sì, raccontaci quello. Sì, c'era un usciere che stava sempre seduto al 12, il palazzo della radio aveva entrata in via Verdi 31, ma per i lavoratori entravamo dal 12, quella scalinata che va giù, che esiste tuttora, quella che divide la Mole con il giardino Nunzio Filogamo. E questo signore era particolarmente scettico e non era tanto cordiale. Una mattina arriva Segovia con la chitarra. Il grandissimo e Segovia. Gli ha detto di passare dal 12 e lui entra dal 12 e va dritto. Moment! Mi fa l'usciere. Due vacchiere. Ma io vado, io voi a suonare la chitarra. Insomma, questo qui si mette a parlare spagnolo. Come si chiama chi è? Io sono Segovia. Moment! Lui prende il telefono, telefona sua ottimizzazione, credo. Dice, Marita? Avrà detto no, perché erano anni prima. Hai un sticker di sparare che si chiama Segovia, co fuma? Che bellissimo, bellissimo. Bruno, siamo nelle conclusioni, lascio a te, perché quante storie legate, sì, alla RAI e quante storie legate alla radio poi. Vuoi farci brevemente un piccolo ricordo? Dunque, io chiedo scusa a tutti perché avevo capito che la serata cominciava alle 21 e quindi, no, ma di solito quelle serate si fanno alle 21. Non solo, non ho chiesto a che ora, l'ho dato per scontato. Sarei venuta alle 19.30, se non che la stampa oggi ha fatto un incontro con i lettori e io sono andato anche perché volevo conoscere la nuova direttrice di Tutto Libri, che è Francesca Sforz, perché collaboro a Tutto Libri, avevo piacere di parlarle direttamente, quindi scusatemi. Non so bene come scusarmi, ma è così. Io mi ricordo Pozzo, ti ricordi che il grande speaker? Pozzo aveva studiato il russo, era il figlio dell'allenatore. A mensa, mentre mangiava, si ascoltava la registrazione di quello che aveva detto lui. Sì, 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 lo faceva ascoltare alla moglie, telefonava. Se tu sei il russo, devi farlo sapere. Se tu devi parlare di via Cernaia, noi chiamiamo Cernaia, lui diceva via Cernaia. Così nessuno capiva dove cazzo fosse questa via, capito? Una volta c'è stato una visita, allora Torino Esposizioni, c'era
viene una delegazione sovietica in visita a questa, per lui, credo che fosse in ferie, è tornato dalle ferie per poterla nominare. C'era Kosygin, Podgorny. Allora normalmente la delegazione è composta da Kosygin, Podgorny, però erano accompagnati dal ministro del commercio estero del governo di allora, che era Tolloi. Allora Kosygin, Podgorny e Tolloi, perché naturalmente già che ci sei ci metti dentro anche uno che, perché potrebbe essere anche russo, anche lui. Quindi queste storie sono... Io sono molto legato alla radio, anche se l'ho, rispetto a loro l'ho frequentata poco, purtroppo. Ma io ero un ragazzo, il 4 maggio del 49, io avevo 12 anni, ero seduto sul gradino d'ingresso del negozio di mia madre, che ad Asti faceva la pettinatrice, una signora, una sua cliente, alle 7 di sera, è entrata trafelata e ha detto... La radio ha detto che è morto il Torino. Cioè, morte Torino, per noi ragazzini che sapevamo a memoria, il mito era per il nostro Torino. È una notizia impossibile. Ma siccome l'ha detto la radio, è vera. Per tutta la mia infanzia e giovinezza, l'ha detto la radio, chiudeva ogni discorso. A me piacerebbe che continuasse sto detto la radio. Che era è la forza più capito? Se l'ha detto la TV è una puttanata. Se l'ha detto la radio, il maggior pregio che può avere è quello. Lo dico sul serio. Lo dico. Bellissima, grazie. Bellissima. Allora, non è convinto. Siamo arrivati al finale. Chiederei ai ragazzi se possono ricostruire le G con gli stativi e pregherei Rosalba Bongiovanni, Danilo Bruni di venire qui in scena. Mario di prendere la sua posizione, perché per salutarci abbiamo pensato di non salutarci così a caso, ma con un altro momento di radio, per far vedere come il teatro e la radio sono in qualche modo legati. Questa bellissima radio, questo testo è un testo di Achille Campanile, un grande autore che con la parola, la radio è parola, con la parola ci scherza, ci gioca. E tratto da questo testo, questo atto unico di Achille Campanile, facciamo l'acqua minerale. La scena rappresenta un bar all'aperto, un tavolo al quale sono seduti l'uomo e la donna. Di fianco il cameriere prende le ordinazioni. Acqua minerale? Naturale. Acqua naturale. Ho detto minerale. No, veramente mi scusi, lei ha detto naturale. Intendevo naturale, acqua minerale. Non le sembra naturale che io beva acqua minerale? Ah, certamente, certamente mi scusi, no, perché io credevo che il naturale si riferisse all'acqua. No, si riferiva al minerale. Vuole che un tipo come me beva acqua naturale? Io bevo acqua minerale. Ah, naturale? Minerale. Guardi che ho capito, io ho scritto minerale. No, lei ha scritto naturale, ho sentito con le mie orecchie. No, guardi, io ho detto naturale, questo è vero, ma ho scritto minerale. Perché ha detto naturale se scriveva minerale, scusi? Perché riconoscevo più che naturale che una persona come lei beva acqua minerale e non acqua naturale. Ma per favore, mi fate girare la testa. No, scusa cara, permetti, io voglio andare in fondo a questa faccenda perché nessuno deve prendermi in giro. E se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe detto minerale? Ma che c'entra? Naturale nel suo caso significava minerale, mentre minerale in nessun caso può significare naturale. Perché l'acqua minerale, secondo lei, non è naturale? No, c'è acqua minerale naturale e acqua minerale artificiale, che però non è il nostro caso, perché da noi l'acqua è tutta naturale. L'acqua minerale? L'acqua minerale è naturale. E l'acqua naturale? L'acqua naturale è sempre soltanto naturale, cioè non esiste acqua naturale artificiale, almeno che io sappia. Chi lo sa, oggigiorno non c'è da fidarsi nemmeno dell'acqua naturale. Io poi vorrei sapere come fa a dire naturale mentre scrive minerale.
È una questione di abitudine, signora. Vede, in un locale come il nostro è tanta l'abitudine di sentirsi ordinare acqua minerale che la mano scrive automaticamente la parola... Naturale. No, la parola minerale. Ho capito, dico che è naturale che scriva minerale, anche se dice naturale, ma mi dica, se io voglio acqua naturale, lei scrive naturale? È naturale. E se io voglio acqua minerale, lei scrive minerale? È naturale. Ma insomma, lei scrive sempre naturale? Ma no, no, naturale che volevo dire che scrivo minerale. Allora lei scrive sempre minerale, sia che dica minerale, sia che dica naturale. Dice sempre naturale, sia che scriva minerale. Senta, guardi, io non lo so, ci penserò e glielo scriverò, va bene? Mm-hmm. Anche per la signora acqua minerale? Naturale. Acqua minerale. Ho detto naturale. Ah, mi scusi signora, io credevo che intendesse come il signore naturale acqua minerale. Ma niente affatto, questo vostro primo naturale è di troppo, perché in questo caso avrei detto naturale, naturale. Come ha detto, scusi? Eh già, perché lei non ha detto naturale, ma minerale. Quindi il mio naturale non confermava, ma rettificava. Mentre nel caso del signore non rettificava, ma confermava. Insomma, nel caso del signore indicava una qualità dell'acqua diversa da quella da lei indicata. Ma, cara signora, come poteva immaginare che il suo naturale fosse diverso da quello del signore? Attenendosi alla lettera. Naturale significa naturale e basta. Può significare tanto acqua naturale quanto acqua minerale. Ma per niente affatto. Il mio naturale significa soltanto acqua naturale e non naturale acqua minerale. E non insista, altrimenti reclamo con il proprietario e la faccio licenziare. No, signora, la prego, no. Io ho famiglia, sa, ho anche un figlio. Legittimo? Naturale. E non può legittimarlo? Scusi, ma perché dovrei legittimarlo se è già legittimo? Ha detto che è naturale. No, invece è legittimo. No, perché scusi, non le sembra naturale che io abbia un figlio legittimo? Certo, è naturale. Ma se le dico che è legittimo? Ho capito, del resto non mi vorrà dire che un figlio legittimo è innaturale. Anch'esso è un normale prodotto della natura, una creatura come tutte le altre, insomma non è contro natura. Ma senta, guardi, comunque mio figlio è legittimo, va bene? E non mi piace che si dica che è naturale. È naturale. Ma vede che vuole provocarmi, scusi, io le dico che è legittimo. Ho capito. Ma allora perché dice che è naturale? Perché è naturale che non lo si dica naturale se è legittimo, eh? La capisco, sa, anch'io ho un figlio. Legittimo? Naturale. Oh, allora anche lei pretenderà che lo si dica legittimo e non naturale. Ma se le dico che è naturale? Mi scusi, io credevo che intendesse come me naturale e legittimo. Purtroppo no. Intendevo è naturale, non è legittimo, ma il mio più grande desiderio è di legittimarlo. È legittimo? No, è naturale. Ho capito, dico che è legittimo il suo desiderio di legittimarlo. È legittimo e è naturale. Se è naturale non è legittimo, se è legittimo non è naturale. Chi? Il figlio. Non può essere nello stesso tempo legittimo e naturale. Ma no, io intendevo il desiderio che può essere contemporaneamente legittimo e naturale, ma... non solo è naturale che sia legittimo, è anche legittimo che sia naturale. Ma mio figlio è soltanto naturale per la crudeltà di una legge antiquata e per la malvagità di una donna che mi ha rovinato l'esistenza e impedisce la legittimazione per pura cattiveria, avendo la legge dalla sua e servendosene come strumento di male. Sapeste quante ve ne sono che si servono della legge per ricattare, per commettere azioni infami? Poveri innocenti ragazzi, povero figlio mio. E beve acqua minerale? Chi? Suo figlio? Naturale. È naturale che beva acqua minerale o beve acqua naturale o è naturale perché non è legittimo? Come? Voglio dire, suo figlio è naturale e beve acqua minerale, è legittimo e beve acqua naturale o è legittimo e beve acqua minerale? No, mio figlio è minerale e beve acqua legittima. Cala la tela. Rosalba Bongiovanni, Mario Brusa, Bruno Gambarotta, Mario Pizzo, Alberto Gozzi, Beppe Navello, venite tutti insieme per un applauso finale. Buon compleanno Radio, grazie al Teatro Stabile, grazie al Centro Studi del Teatro Stabile. Grazie a Giulio Grazia. Grazie. Buoni 100 anni della Radio. Buona serata a tutti.